sarà l'AstraZeneca dei domani anche in provincia dell'Aquila, un open day organizzato dalla ASL d'intesa con la regione, riservato agli over 60 senza patologie che potranno presentarsi nei 7 hub vaccinali della provincia dell'Aquila senza prenotazione, ma le persone potranno comunque già segnalarsi da oggi al comune di residenza, al numero verde 800 16 93 26 per quel che riguarda l'area aquilana. Sul Mona, ad esempio, aperto il COC. A disposizione ci sono i centri vaccinali così dislocati. All'Aquila sarà aperto solo quello di Via Ficara, con il parcheggio del MUSP della Maria Leventre messo a disposizione dal comune, poi a Vezzano, Sulmona, Castel di Sangro, Prato La Peligna, Tagliacozzo e Pescina. Sarà una giornata quasi di normale vaccinazione, però dedicata all'AstraZeneca ed aperta, diciamo, alle adesioni dell'ultimo minuto, nel senso che noi oggi con la grossissima collaborazione dei sindaci, perché tutti quanti hanno veramente collaborato e si sono dichiarati disponibili, stiamo raccogliendo una serie di adesioni e abbiamo cercato di limitare un pochettino i numeri per non creare poi assembramenti nei punti di somministrazione, anche perché dovremo cercare di scagliare un pochettino le adesioni nell'arco della giornata, ma soprattutto dobbiamo avere contezza di quanti vaccini dobbiamo predisporre, insomma, no? Almeno in linea di massima. E quindi abbiamo dato dei target, diciamo, per ogni punto vaccinale ai sindaci di riferimento di quelle aree che ci stanno cercando di convogliare le adesioni per quanto riguarda l'area della Marsica, quindi sul sindaco di Tagliacozzo che si collega con gli altri sindaci, su Avezzano, anche su Pescina che stanno dando una grossa collaborazione, Castel di Sangro, sul Mona, Prato, sono stati tutti quanti disponibili. Un esperimento fatto nel tentativo di accelerare la campagna vaccinale che in altre regioni, ad esempio in Sicilia, ha avuto un discreto riscontro anche in vista della riapertura delle attività. Ad oggi in provincia dati delle vaccinazioni sono buoni, inoculate 88.000 dosi circa, di cui più di 17.000 di AstraZeneca. Ai vaccini già disponibili si sono aggiunte da pochi giorni anche più di 3.000 dosi di Johnson & Johnson. Noi contiamo di metterne in campo circa 2.000 o anche più, insomma, ecco, ci vorremmo mantenere in quello che è una normale giornata di vaccinazione, però dedicata all'AstraZeneca. Destiniamo questa giornata a chi soprattutto non ha ancora fatto l'adesione sulla piattaforma post, perché chi si è già prenotato chiaramente sa già quando si vaccinerà. L'Aquila in particolare abbiamo deciso di concentrare le attività sulla sede di Via Ficara in maniera tale da dare una maggiore disponibilità anche, diciamo, di orario.